tutto a Torre, con la speranza di un anno migliore. Buon anno a tutti i torresi, noi veniamo da Reggio Emilia, dopo dunque 14 anni siamo venuti da Torre del Greco. Come l'ha trovata Torre? Leggermente migliorata, va? O perché forse ci mancava, non lo so. Si sente la mancanza da lontano? Sì, non è la stessa cosa, diciamo, non si respira la stessa aria. Che cosa le manca di più? La famiglia, il posto dove sono nata, la famiglia, i miei bambini infatti non conoscevano neanche Torre del Greco. È la prima volta che vengono qui e non vogliono andare più via. Che auguri vuole fare per lei e per tutti per il nuovo anno? Che la guerra finisca e di stare bene, in salute tutti. Ti piace Torre del Greco? Sì, sì, molto. A chi vuoi fare gli auguri? E alla mia famiglia. Faccio gli auguri a tutti i torresi, che sia un anno sereno e prospero. E un augurio alla città. Che cosa augura la città? È una serenità, una pace, e speriamo il meglio, dai. Io mando tanti auguri a tutto Torre del Greco, ma in particolare a voi. Ma mando il mio cuore ai miei figli e tutti voi. Tanta, tanta serenità a tutti quanti, soprattutto. Auguri a tutti. Cosa deve cambiare? Le istituzioni, la politica, soprattutto la gente, è che dobbiamo avere più amore per gli altri, soprattutto, non badare sempre a se stessi, specialmente ai nostri politici. Tantissimi auguri di buon anno, che iniziamo un anno bene, mi raccomando anche per voi. Aiutare il prossimo nella vita è molto importante, voler bene il prossimo, molto importante nella vita. Tantissimo ancora augurio, e un augurio lo voglio fare a TV City, che è una grande trasmissione televisiva. Tanti e tanti auguri di buon anno, una buona fine e un buon principio. Per me mi auguro tante cose belle, ma penso un po' per tutti, perché ci sono stati comunque due anni un po' difficili. E quindi spero pian piano che vada migliorando. Che cosa ti auguri per questa città? Un'amministrazione migliore, un qualcosa che pensi di più alla città, un qualcosa che ci aiuti di più. Auguri, buon anno, che sei migliore. È tempo di bilanci, ma cosa lei chiede al 2023? Sogni, progetti, desideri? Tutto, tutto, tutto. Buon anno a tutti i cittadini di Torre del Greco. Cosa chiede al nuovo anno? Salute, soprattutto salute, nient'altro. Bilanci, sogni, progetti, desideri? No, 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 se non stare bene, guardi, è l'unica cosa che mi interessa. E cosa chiede il 2023? Salute, pace, prosperità, serenità, questo. Come trascorrerà il Capodanno? In famiglia? Con i figlioli, con i miei figli. Sempre insieme in famiglia? Sì, perché la cosa più bella è la famiglia per me. Facciamo invece un augurio a questa città. Che si riprenda un poco, perché sta andando troppo indietro questa città. Buon anno, buon anno, buona fine, buon principio a tutti quanti, nel bene e nel male. È un augurio mio che i giovani vanno avanti, i giovani devono andare avanti, i giovani. Il mio augurio è per loro, perché il nostro avvenire sono i giovani. A me è importante avere salute e stare con la famiglia. Poi tutti gli altri che facciano una buona fine e un buon principio, grazie. È tempo anche di bilanci, la fine dell'anno. Beh, diciamo, non parliamo di bilanci perché siamo al di sotto della media, quindi che l'anno prossimo sia migliore. Il suo augurio alla città di Torre del Greco, a tutti i torresi? Di essere onesti. Ecco, questo è il mio augurio, di essere onesti. Che cosa deve migliorare? Tutto deve migliorare, tutto, tutto. La prima cosa è il lavoro. Auguri e buon anno. Auguri, buon anno, Torre qua tutti bello, buono, io piaci qua, io qua 10 anni piaci qua, tutti quello, vedi, tutti capisci, mio mamma Lili. Auguri a tutti. Signora, vogliamo fare gli auguri di buon anno? Buon anno, lei a chi augura buon anno? A tutti.
tutti noi, a tutta la cittadinanza di Torre del Greco, un augurio di un buonissimo 2023 e niente, che sia pieno di serenità e salute. Che cosa chiede per lei e per questa città? Per io personalmente ho un elenco, diciamo che va bene la serenità, la salute e il lavoro, va bene così. Dobbiamo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto, altrimenti è finita. E quindi ecco, sono appena uscita da una chiesa, inutile neanche a far visita qui, a... bisogna avere fede ed essere ottimisti. Auguri! Il 2023 chiede un poco di serenità per tutte le famiglie. Questo è tutto per me. Abbiamo bisogno. Penso proprio di sì. E per questa città? Per questa città penso che ci vuole qualche cosa di migliore, di molto meglio rispetto a tutti gli anni che abbiamo passato. Auguri a Tifo City, a tutti quanti, e a voi e a te. Tanti auguri a tutti, buon anno e prosperoso. Arrivederci. Che sia un anno pieno di prosperità, di... Veniamo da un periodo difficile, ne abbiamo bisogno. Un bruttissimo periodo e speriamo che vada tutto bene, perlomeno il 2023 ci porti un po' di pace, soprattutto pace. Che cosa si augura per questa città? Per me, che ho vissuto in altri paesi, posso dire che non vedo rispetto, e anche la gente. Diciamo che ognuno deve fare la sua parte. Dovrebbero tutti quanti fare la propria parte, perché ecco, non è proprio il modo di vivere questo. Però se fosse presente un po' di più l'amministrazione ci farebbe piacere. Buon anno a tutti i torresi. Vogliamo fare un messaggio di auguri ai torresi? Auguri, buon anno, pieni di salute, prosperità e serenità per tutti, sperando che anche la nostra città rinasca con la rinascita del nuovo anno. Sogni, progetti, desideri, bilanci? Beh, quest'anno abbiamo un progetto importante, il matrimonio di mia figlia, quindi voglio dire, cominciamo bene. Però il progetto è per tutti, la salute per tutti. Il più importante è la salute, figlia mia. Dove sta la salute c'è tutto. Buon anno a tutti i torresi. Sì, a tutti quanti. Con la benevolenza che andiamo a migliorare e non a peggiorare. Auguri a tutti, buon anno, buona fine e buon principio. Speriamo in un anno ricco di salute, come prima battuta, che ci sia un grosso miglioramento del nostro ospedale, ovviamente la situazione, la carenza dei medici, soprattutto quella di pronto soccorso. Per il resto auguro alla popolazione di stare bene e di non avere grossi problemi. Grazie, buon anno anche a voi. Auguri a tutti, augurissimi. Faccio gli auguri a tutti i torresi che stanno fuori e auguri e buon anno a tutti gli italiani. Vogliamo fare un messaggio di auguri ai cittadini di Torre del Greco? Auguroni! Auguroni, signorina, che sia una città bella così com'è, è un peccato. Peccato solo che ne hanno portato. Quindi... Mi piace Torre del Greco? Cioè, è la mia città. È la nostra città, siamo nate. Siamo venuti apposta da Pavia per passare l'ultimo dell'anno con i nostri nipoti, mia sorella e tutto. Good fun aguer. Paese mio, good fun aguer. Auguri per tutta dal Greco. Tanta felicità e serenità. E serenità. Perché è quello che ci manca, la serenità. Che cosa si augura invece per questa città? Questa città deve tornare ad essere quella che era una volta, la terza città della Campania. Abbiamo bisogno di volerci bene. E grazie a lei, perché tutto sommato mi ha dato la possibilità di esprimermi. Tutti i torresi, buon anno e un felice anno a tutti. Che sia sereno e tranquillo. Però tutto il mondo. Ma io l'auguro più bello, quello di dare a tutto il mondo, e che viene la pace per tutti quanti. Un auguro dalla ditta Ruspandello, buon anno a tutta la popolazione. Auguri, buon anno, auguri. Un buon inizio per tutti, che sia un anno di salute, ricco di amore, di speranza per tutti. Sogni, progetti, desideri per il 2023? Che siano uguali per tutti. Auguri da Gianfranco, dalla Ciro Amodio, buon anno a tutti i torresi, un bacio. Spero che questo nuovo anno porti tanta gioia, specialmente serenità alle nostre famiglie, alle nostre case. Buon anno a tutti, buon anno Torre, buon anno giovani. Mospo Polsko Jarosogie, Polako.
Tantissimi auguri a tutti i torresi e buon anno. Tanti tanti auguri di un felice e sereno 2023. Sogni, progetti, desideri per il nuovo anno? Ma più che altro speriamo che sia un anno in cui finisca la guerra. Un augurio per questa città? Un augurio per questa città, che è una città bellissima, e spero che i torresi la amino davvero, perché è una bella città.